È un onore per me presentare questo congresso che si svolgerà nella mia terra natia, perché chiaramente io adesso in questo momento, fungendo da Presidente nazionale, ho voluto fortemente che si effettuasse questo congresso nella sede di Alghero. È la prima volta che nel nord della Sardegna si effettua un congresso così importante. È il 26° congresso nazionale, io è il 7° congresso internazionale. È un congresso sul quale abbiamo puntato molto e i contenuti scientifici di questo congresso lo testimoniano. In questo congresso avremo 3 giorni di lavori scientifici. Il primo giorno è il giorno pre-congresso dove si effettueranno 4 corsi monotematici, un corso di paleontologia tenuto dal dottor Walter Stablum, un corso di conservativa, di odontoiatria conservativa tenuto dal dottor Stefano Serra. È un coautori la dottora Arnoux e in collaborazione con l'odontotecnico signor Gian Piero Pla. In più, abbiamo un altro corso monotematico che è una novità assoluta in campo nazionale, perché è un corso di terapia del dolore in odontoiatria, quindi le cure palliative applicate all'odontoiatria. Poi i lavori congressuali che saranno il venerdì e il sabato si svolgeranno con due importantissimi simposi. Il simposio AIOSIDO, che è la seconda edizione, quindi in collaborazione con la Società Italiana di Ortodonzia, e il simposio AIOSIE, che è alla prima edizione, quindi una novità assoluta, in collaborazione con la Società Italiana di Endodonzia. E in più abbiamo i lavori congressuali che, a parte quei simposi, che saranno arricchiti dalle relazioni importantissime del dottor Lorenzo Vanini per quanto riguarda le recenti innovazioni in terapia conservativa, del dottor Ignazio Loi per quanto riguarda la protesi e del dottor Gavino Cattina per quanto riguarda l'implantologia. In più il pomeriggio di sabato è dedicato interamente a un vero e proprio forum delle società del Mediterraneo che discuteranno i temi del congresso, il tema del congresso principale che è quello che dà il titolo al congresso. Infatti il congresso è intitolato La salute dei denti fa sorridere il tuo cuore, perché appunto sappiamo tutti che i recenti studi scientifici ci hanno insegnato come ci siano delle correlazioni importantissime tra la salute orale e la salute generale dell'individuo, malattie cardiache, diabete e via dicendo. Quindi tratteremo questo argomento in modo molto, molto, molto approfondito nel pomeriggio di sabato, con ospiti internazionali. A Lattere ci saranno ancora altri 2 corsi, il corso del professor Guastamacchia, che è il primo odontoiatrico, tutta la giornata di sabato, e un corso di protesi mobile tenuto da due grossi esponenti svizzeri. Non ultima vorrei citare un'iniziativa un po' ludica, ma anche soprattutto con scopi di beneficenza, quindi solidarietà, che è la regata velica per operatori del settore, quindi dentisti, igienisti, odontotecnici, che si svolgerà nei giorni di 11 e 12, 2 giorni precedenti il congresso. È un'occasione per tutti per vedere e vivere la Sardegna in un momento bellissimo, perché giugno è particolarmente attraente per venire a fare anche qualche giorno di relax in Sardegna. E quindi invito tutti a venire. Grazie.